E a Brindisi, dove ieri pomeriggio presso Palazzo Nervegna si è tenuto un incontro organizzato dai giovani di Confindustria a Brindisi per la presentazione dello studio sulla situazione socio-economica della provincia. Sono tanti i punti di forza inespressi del territorio, tante le opportunità che possono essere colte. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa battezzata Confiducia. Vediamo il servizio. Ci vuole un bel coraggio a fare proposte fattive in questo periodo particolare, però voi ci tentate, no? Beh, ora o mai più, direbbe qualcuno. La crisi va combattuta, anche perché rischiamo veramente di perdere la grinta, rischiamo di perdere la voglia di fare, rischiamo veramente di inaridire un territorio che invece ad oggi ha ancora molte, molte potenzialità inespresse. Noi l'avevamo intuito. Lo studio è stato voluto proprio perché gli imprenditori del territorio sempre si sono chiesti come sarebbe stato possibile poter utilizzare ciò che il territorio ci metteva a disposizione. E verosimilmente dallo studio sono venute fuori una serie di indicazioni e di potenzialità che oggi, dobbiamo dire, per fortuna ci sono. Per fortuna ci sono delle nuove disponibilità da parte degli imprenditori, dei giovani imprenditori che hanno raggiunto un livello di maturità imprenditoriale nuova, sono più pronti all'aggregazione, sono più pronti a portare avanti politiche di marketing trasversali tra di loro, proprio perché non possiamo più scontare il prezzo dimensionale, perché essere piccoli, essere chiusi, un dato su tutti è che nell'80% dei casi in provincia di Brindisi ci sono ditte individuali. Dobbiamo chiederci perché e dobbiamo prevedere che nuove forme di aggregazione possono risultare probabilmente una nuova opportunità per far sì che questa crisi ce la si metta alle spalle. Un sindaco è il sindaco di Brindisi, in particolare in questo momento storico, che tipo di contributo può dare a questo tipo di iniziative? Questo è il momento forse più difficile per un ente locale, ci vogliono togliere le province, ci tolgono milioni al giorno di trasferimenti dello Stato, ci mettono in condizione di non poter operare, noi non molliamo. Stiamo andando avanti con decisione, anche con un po' di finanza creativa, obbligando la gente a pagare le tasse, soprattutto le grandi industrie, non diminuendo la percentuale di servizi al cittadino e promuovendo forme di sviluppo. Abbiamo aperto un canale con il governo, finalmente speriamo di poter traguardare risultati importanti. I giovani commercialisti sentono il peso dei tempi e sentono di poter dare un contributo, non per uscire dalla crisi perché è una frase troppo abusata, ma per dare speranza, fiducia. Noi sentiamo il peso di questa crisi sia nelle tasche dei clienti perché ne conosciamo vita, morte e miracoli essendo in contatto quotidiano con i loro numeri, ma la sentiamo anche su noi stessi perché chiaramente noi lavoriamo come se fossimo un'industria dell'indotto, cioè se vanno bene le imprese lavoriamo bene noi e viceversa. Il nostro ruolo si è modificato, un convegno di Equitalia per esempio, che ho fatto presente come ormai nei rapporti con l'ente alla riscossione il nostro ruolo è diventato di enorme importanza perché i clienti più che chiederci di iniziare una nuova attività o di assistere per la creazione di un nuovo business ci chiedono una mano per chiedere una rateizzazione o per reperire i fondi per pagare le esattorie in Equitalia. La crisi ha fatto sì che cambiasse il nostro ruolo proprio per quelle che sono le nostre competenze, perché ci stiamo dando da fare per cercare di dare una mano agli imprenditori in altri ambiti che purtroppo adesso sono diventati di primaria importanza. In